Quando si dice innovazione, il pensiero non può che volare alla ricerca di idee in un primo momento sganciate dalla realtà, come vuole il brainstorming, arrivare a concepire un pallone aerostatico per viaggiare nello spazio, quantomeno da visionari, ma nell'accezione più positiva del termine. Tra i premiati di Innovazioni edizione 2023, promosso da Confindustria Chieti Pescara, c'è anche la Involve Group SRL, che ha partecipato al contest, ormai divenuto dopo 10 anni punto di riferimento di imprese, start-up e spin-off universitari, con la presentazione appunto di un progetto a dir poco innovativo di onde stratosferiche adatte a missioni prolungate nello spazio e soprattutto sostenibili, chiaramente perché non inquinano. Premiati anche diversi ragazzi universitari dei quattro Atenei abruzzesi. Sono 10 anni che Confindustria Chieti Pescara premia l'innovazione e anche quindi i giovani, soprattutto i giovani che hanno partecipato a questo Innovation Hackathon con le proprie idee, le proprie soluzioni rispetto a dei casi reali che 3 aziende hanno presentato e che quindi hanno sottoposto ai giovani. Quindi questo è il ruolo che vogliamo dare ai giovani, di protagonisti, e credo che in questi 2 giorni lo siano stati veramente. Il fil rouge di questa edizione 2023 è stata l'intelligenza artificiale. Presente all'evento il giornalista e scrittore Paolo Attivissimo, che ha spiegato al TG8 come potrebbe cambiare la professione del giornalista in un futuro che è già a portata di mano. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata nel giornalismo per accelerare ulteriormente e ottimizzare il processo giornalistico. Il giornalista non è semplicemente quello che prende il lancio d'agenzia, copia e incolla, ci aggiunge un paio di aggettivi, ma è quello che va a fondo di una notizia, trova un punto di vista differente su un'informazione, è quello che ci spiega le cose del mondo. E questo lo possiamo fare in modo più efficace grazie all'intelligenza artificiale. Faccio un esempio: mi serve un'infografica. Normalmente devo prendere dei dati, passarli a un grafico che poi con calma, con fretta, mi prepara un'immagine, un'illustrazione, un grafico, una torta che spieghi bene al lettore un contenuto. Invece con l'intelligenza artificiale posso dire: vai a prendere i dati, crea tu direttamente questo grafico, fammelo avere nel giro di una manciata di secondi. Questo cambia tutto.